È stato nominato come nuovo vicario patriarcale per la Giordania Monsignor William Shomali, fino ad ora vescovo ausiliare del Patriarcato Latino di Gerusalemme e vicario per la Palestina. Lo scorso fine settimana la Chiesa ha celebrato la festa di San Marun, sacerdote eremita, fondatore della Chiesa Maronita. In Siria mancano perfino le cose più basilari, come acqua potabile, cibo, scuola, assistenza medica o alloggio. In questi momenti difficili, i gesti più semplici di solidarietà fanno la differenza. Si è conclusa la prima tranche del progetto internazionale FAIR, realizzato dall'UNDP col sostegno dell'Italia, punta a sostenere le comunità palestinesi in Area C e a Gerusalemme Est. Il Centro Pace per Non Vedenti di Gerusalemme offre a ragazze cieche di tutte le età un'opportunità di studio e di lavoro. La storia e il significato del più antico monastero cristiano ancora popolato del mondo. Sorge alle pendici del Monte Sinai, dove, secondo la tradizione, Dio diede a Mosè le tavole della legge. Monsignor William Shomali, fino ad ora vescovo ausiliare del Patriarcato Latino di Gerusalemme e vicario per la Palestina, è il nuovo vicario patriarcale per la Giordania. La nomina arriva dall'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Lavoro sarà aiutare il clero a vivere serenamente il loro sacerdozio, per poter veramente educare alla fede. Dunque il mio lavoro importante sarà col clero, perché se il clero è contento e lavora bene, la diocesi è in buona salute. Dunque questo sarà il mio compito principale, ma anche il vescovo è il maestro della fede, la fede e della morale. Dunque farò attenzione a questo punto, che nelle mie catechesi, nelle mie omelie, sempre educare alla fede, una fede profonda, non una fede sociale, sociologica, tradizionale, ereditata, no, ma una fede veramente che dà vita al popolo di Dio. Monsignor Shomali succede a Monsignor Marun Laham, le cui dimissioni da vescovo ausiliare della diocesi sono state accolte dal Santo Padre sabato 4 febbraio. Saluto il mio confratello vescovo Marun, che ha servito per lungo in Terra Santa, e continuerò a chiederlo consiglio e auguro per lui, per l'ultima tappa della sua vita, perché siamo noi due vicini all'ultima tappa. Chiedo successo, serenità e buon lavoro. Il nuovo vicario patriarcale è di origine palestinese e il nuovo incarico non sarà la prima esperienza in Giordania. Ho servito i 8 primi anni del mio lavoro sacerdotale in Giordania. Mi sono detto che il Signore vuole che gli ultimi 8 anni del mio servizio episcopale sia in Giordania. Il Signore, le vie del Signore sono infinite. Non me l'aspettavo, io pensavo finire i miei giorni qui, ma il Signore ha voluto fare una rottura. Ma vado volentieri, affidandomi sul Signore, che mi ha sempre sostenuto. Dunque vado fiducioso nella grazia del Signore, ma anche nella collaborazione del clero, e so che è un clero che può dare molto. Tra le strade strette della città vecchia di Gerusalemme, vicino al Santo Sepolcro, si trova il convento Maronita. In questo luogo sacro, Monsignor Mussal El-Hajer ha presieduto una messa in onore di San Marone. L'arcivescovo ha celebrato accanto alle autorità della Chiesa Latina e della Chiesa Ortodossa e nell'omelia ha messo in risalto il valore dell'unità. I figli di San Marone, ha aggiunto, sono qui riuniti proprio per pregare, augurandosi che un giorno possano finalmente esserci pace e armonia in questa terra. Oggi noi festeggiamo San Marone. San Marone, c'è differenza tra noi e lui, 1600 anni, ma la sua, diciamo,
la sua spiritualità è sempre nuova, perché la sua spiritualità è attaccata a Gesù Cristo. Lui era il discepolo di Gesù Cristo. Oggi il nostro patriarca maronita, tutto il popolo maronita, il presidente, l'unico maronita in Libano, festeggiamo insieme affinché questo santo ci dà la forza e il coraggio per continuare la nostra missione qui in Oriente e la nostra apertura all'Occidente. Monsignor Moussa ha inoltre confermato la notizia che era già stata annunciata qualche giorno fa. Nella Chiesa Maronita, a partire da marzo 2017, avrà inizio l'anno del martirio e dei martiri maroniti e cristiani in Oriente. La Chiesa Maronita è orientale ed è sorta tra la fine del IV e l'inizio del V secolo. È interamente in comunione con il Vaticano, ma conserva alcune caratteristiche peculiari. Uno dei principali elementi che differenziano la Chiesa Maronita è l'essere una Chiesa ascetica, una Chiesa di vita consacrata, ovvero una Chiesa costruita sulla vita di San Marone e dei suoi discepoli. Inoltre, un altro aspetto specifico è il fatto che della liturgia divina conserviamo la consacrazione in lingua siriaca. La Chiesa Maronita in Terra Santa conta circa 11.000 fedeli, che vivono in varie città, in particolar modo nella regione della Galilea. La maggior parte dei maroniti di Terra Santa vive in Galilea, in varie città, Haifa, Gish, Nazareth, Acri, Ausfie e altre. Ogni comunità ha la propria celebrazione, che inizia con la Santa Messa e prosegue poi con un ricevimento in famiglia, nel quale tutti possono scambiarsi gli auguri. Dal 2011 la popolazione della Siria è vittima del conflitto tra il governo e i gruppi ribelli e gli estremisti islamici. I dati dell'ONU, divulgati l'anno scorso, indicano che più di 400.000 persone hanno perso la vita e che in quasi 5 milioni sono stati costretti a lasciare il paese. I numeri attuali sono ancora più preoccupanti. Dinanzi a tanto dolore, la Chiesa cerca di essere vicina alla popolazione. Padre Bruno Variano è guardiano e rettore della Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, in Terra Santa. Recentemente è stato in Siria, dove ha incontrato il parroco di Aleppo, padre Ibrahim al-Sabah. Padre Variano ha potuto incontrare varie persone del posto, che tanto soffrono a causa di questa triste realtà. È stata una visita per dire ai cristiani e ai frati che si trovano lì, alla chiesa lì riunita, che i cristiani non sono stati abbandonati, così come non lo è stata la Siria, e che la loro vita non è meno importante della nostra. Abbiamo trovato una Siria totalmente devastata. Aleppo è totalmente distrutta. La città di Homs, tra Aleppo e Damasco, è distrutta al 70%. Il famoso mercato di Aleppo, il centro storico di questa, che è una delle città più antiche del mondo, totalmente distrutto. Totalmente distrutta. Papa Francesco ha già fatto diversi appelli per la pace in Siria. All'inizio di quest'anno, ad esempio, durante l'incontro con gli ambasciatori accreditati, la Santa Sede ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché si sforzi per una negoziazione seria che ponga fine a questo conflitto, causa di un vero e proprio disastro umanitario. Il 70% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile. In mezzo al dolore, però, sorgono segni concreti che fanno fiorire la speranza laddove sembra non esistere. Ho trovato un popolo cristiano e una comunità cristiana molto uniti. I sacerdoti, i frati, i religiosi, i salesiani, i francescani sono molto vicini ai cristiani. I nostri conventi sono diventati case per rifugiati. Si tornaron casas para os refugiados. E non è solo chi fa solidarietà ad esserci d'esempio. Penso che quello che mi hanno raccontato e quello che ho visto dovrebbe essere letto nelle nostre chiese come testimonianza di fede al giorno d'oggi. Persone che sono state torturate perché sono cristiane, perché possiedono una croce, torturate, oggi.
in questo momento storico. Mi rendo conto che oggi, con tante difficoltà, con tante devastazioni, la Siria può essere un grande esempio di fede per il mondo. FAIR, Facilitating Access of Infrastructure Resilience Program, è il titolo del progetto realizzato dall'UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, in sostegno a istituzioni e comunità palestinesi. Mercoledì 8 febbraio si è festeggiata la chiusura della prima fase dell'iniziativa con una cerimonia presso il Mosaic Center di Gerico. Il progetto FAIR è nato nel 2013, è stato il figlio, la figlia, insomma, di un partenariato strategico fra il governo della Palestina e il governo dell'Italia, congiuntamente col sistema delle Nazioni Unite, in particolare UNDP PAP, il programma di assistenza al popolo palestinese. Si tratta di un'iniziativa a cui l'Italia ha contribuito con 3 milioni di euro. Lo scopo è quello di dare accesso a comunità e villaggi sperduti, soprattutto in area C e in Gerusalemme Est, e quindi si tratta soprattutto di piccole iniziative infrastrutturali, ma ci sono iniziative praticamente in tutti i settori. Si va dalla ristrutturazione di un asilo sul Monte degli Ulivi o di varie case della città vecchia alla costruzione di nuovi appartamenti per la comunità cristiana di Bezzafafa, fino al sostegno a comunità locali nella produzione di piccoli beni artigianali, alimentari o artistici. Piccoli progetti che finora però hanno già raggiunto 90.000 persone. L'importanza di questo progetto consiste nel fatto che rafforzerà la resilienza del nostro popolo, così che possa rimanere dov'è. Questo è l'obiettivo principale. In secondo luogo, costruiremo case, scuole, strade e abbiamo un'intensa cooperazione e collaborazione con molte associazioni, donatori e vari ministri. L'evento è iniziato con i saluti delle autorità. L'amministratore apostolico Pier Battista Pizzaballa, considerato anche il coinvolgimento del Patriarcato Latino, il primo ministro palestinese Rami Al-Hamdallah, oltre che vari ministri e rappresentanti di cooperazione e consolato. Tutti si sono avvicendati sul palco, prima di visitare i numerosi e variopinti stand allestiti fra stanze e giardino del Mosaic Center. Nel momento in cui riusciamo a fare questi progetti, anziché solamente come Italia, ma invece come italiani, palestinesi, Nazioni Unite, tutti insieme, riusciamo ovviamente, unendo le forze, a essere, credo, un po' più efficaci. E i risultati di questo progetto, secondo me, dimostrano alcune cose interessanti. Non cambieremo il mondo, ma dimostra che possiamo fare delle cose molto concrete. Lidia Mansour ha perso la vista a soli 2 anni e ha trascorso gran parte della sua vita cercando da un'istituzione all'altra di trovare gli aiuti per offrire a ragazze non vedenti un futuro migliore. Questo è il motivo che l'ha spinta 20 anni fa a fondare a Gerusalemme il Centro Pace per Non Vedenti, per essere una guida per coloro che non vedono. Queste ragazze stavano in casa, non andavano a scuola. Allora ho cominciato a insegnare loro la scrittura Braille e anche a lavorare a maglia utilizzando 2 ferri da calza. Infine, hanno imparato a utilizzare i telai per la lana. Le macchine, questo. Un centro che, malgrado le difficoltà economiche in cui versa, oggi si ritrova ad ospitare 20 ragazze che quotidianamente lasciano l'istituto per recarsi a scuola. Allo stesso tempo, le dipendenti del centro lavorano la lana, così da produrre manufatti da esibire poi in particolari mostre. Posso vedere da un occhio e solamente le cose vicine, non quelle lontane. Vado a trovare i miei genitori una volta al mese e vado sempre a scuola per imparare. Non sapevo leggere, ma dopo essere venuta qui ora leggo e scrivo.
Ho ricevuto una formazione professionale per lavorare la lana sui telai. Sono stata assunta nel 1993 e da allora lavoro qui. Grazie a Dio so fare di tutto. Anche se sono cieca, non c'è nulla che mi ostacoli. Come potete vedere faccio scialli, giacche. Nonostante le diverse provenienze, queste ragazze, private della loro vista, sono profondamente legate tra di loro, tanto da vivere e studiare insieme. Tutto questo grazie all'impegno di Lidia, che non ha mai perso la speranza di garantire loro un futuro. Prego incessantemente Dio affinché ci conceda una casa tutta nostra, dove poterci sentire sicure e tranquille. Nel cuore della penisola del Sinai, in Egitto, immerso nel deserto ma a pochi chilometri dal Mar Rosso, isolato e al tempo stesso protetto dal monte Horeb che lo sovrasta, il monastero di Santa Caterina, o della Trasfigurazione, è un gioiello di architettura, storia e religione. Per raggiungerlo bisogna attraversare il deserto di El Tih e superare i controlli della polizia che si ripresentano ad ogni cambio di governatorato. Dopo la chiusura temporanea ai visitatori del 2013, disposta dalle autorità egiziane per motivi di sicurezza, a seguito dei continui scontri con i gruppi jihadisti, il monastero ha subito un forte calo delle visite. Tuttavia, turisti e fedeli delle tre principali religioni monoteiste, cristiani, musulmani ed ebrei, continuano ad arrivare, affascinati dalla storia millenaria e ricca di significato del luogo. Il significato del monastero di Santa Caterina al Sinai è quello di ricordare il luogo in cui, secondo la tradizione biblica, Mosè ha parlato con Dio. Anzi, prima di tutto dovremmo dire Dio ha parlato con Mosè, perché nel monastero si conserva quello che i monaci ancora oggi mostrano come il roveto ardente, o almeno quello stesso arbusto che presumibilmente più di 3000 anni fa avrebbe manifestato la sua voce a Mosè per chiamarlo, il luogo della vocazione di Mosè prima di tutto. Come narra il libro dell'Esodo, in fuga dall'Egitto il popolo di Israele arrivò al monte Horeb e si accampò alle sue pendici. Sulla vetta Dio stesso diede a Mosè le tavole della legge. E non solo. Secondo la Bibbia, qui gli rivelò il proprio nome, il tetragramma tuttora sacro e impronunciabile per gli ebrei. Dedicato a Santa Caterina d'Alessandria solo fra l'VIII e il IX secolo d.C., a seguito del ritrovamento del corpo della martire da parte dei monaci sulla cima del monte, il monastero vanta una storia lunga almeno 17 secoli. Sembra che sia nato all'epoca della regina Elena, la madre dell'imperatore Costantino, in un luogo già abitato probabilmente da anacoreti, da eremiti. E poi quello che noi vediamo è quello che Giustiniano, quindi circa nel VI secolo, ha poi organizzato come un piccolo fortino, perché completamente isolato nel deserto. Da allora è stato abitato, quasi continuativamente, da monaci greci ortodossi, oggi una ventina, divenendo così il più antico convento ancora popolato, grazie anche a un editto firmato da Maometto, ospitato a Santa Caterina durante un viaggio, che ne assicurava la protezione. Per l'architettura bizantina, l'inestimabile collezione di icone, oltre 2000 opere, e la raccolta di manoscritti antichi, uno fra tutti il Codice Sinaitico, una versione della Bibbia del IV secolo ora conservata alla British Library di Londra, è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Nel silenzio del deserto, dove anche la natura si colora per ingannare il sole e cercare un riparo, continua a nascere un fiore che non appassisce, malgrado i secoli e gli attacchi, come a suggerire una forza e una speranza insolite, ma reali.
Il Christian Media Center ha la missione di portare al mondo il messaggio della Terra Santa, la terra del Quinto Vangelo. Trasmissioni, reportage, notizie, documentari, attualità della Chiesa e della vita quotidiana dei cristiani della Terra Santa. Potete aiutarci in questa missione, far conoscere e diffondere il messaggio della Terra Santa. Aiutateci, visitate il nostro sito.